Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla settima parte della guida della Zone of the Enders HD Collection diretta a giocare sempre da me, Colossus 13. In questa prima parte del video andremo a vedere come ottenere una valutazione di A nella terza missione di soccorso, missione piuttosto difficile. E perché? Perché i nemici sono tantissimi, probabilmente una delle missioni con più nemici da dover uccidere sono 10 squadre in totale con 3-4 3-4 all'incirca orbital frame nemici per squadra, quindi fanno un totale di una trentina, quasi 40 squadre, veramente moltissimi nemici. Cosa che rende il tutto molto complicato e difficile, perché per evitare che qualche persona muoia dovremo cercare di eliminare i nemici il più presto possibile uccidendoli in un preciso ordine che vi farò vedere in questo video. Qui purtroppo ho dovuto premere start perché mi si stava scaricando il joystick, quindi ho dovuto staccarlo, riattaccarlo. Vi consiglio di giocare col joystick ben carico qui, perché se una certa vi lascia, vi abbandona, sono dei bei problemi. Qui rifarsi questa missione non ve lo consiglio per niente, state attenti. Comunque, stavo dicendo, dobbiamo uccidere questi nemici in un preciso ordine per evitare che distruggano anche soltanto un edificio e uccidano dei poveri abitanti che non sono riusciti a scappare. Se vogliamo prendere una A, vi ricordo che dobbiamo salvare tutti gli abitanti e ottenere un danno agli edifici inferiore al 10%. E cosa fare allora? Se volete riuscire a prendere una A e non sapete quale sia il preciso ordine per uccidere i nemici, vi consiglio di seguire appunto il mio schema che vi farò vedere. Anzi, addirittura mi sa che erano 11 squadre, non 10, perché leggo 10 adesso, ma ne ho già uccisa una, quindi sono ben 11 squadre per un totale di quasi 40 nemici, tantissimi ragazzi. E per ucciderli tutti seguiamo l'ordine con cui li sto uccidendo adesso. We have shot down the enemy. Enemy backup force is approaching our location. We will cease battle position. Damage to the surroundings increasing due to battle. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. We have shot down the enemy. We will cease battle position. Colony damage increasing due to battle. We will hold battle position. We have shot down the enemy. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. We have shot down the enemy. We have shot down the enemy.
backup force is approaching our location. Damage to the surroundings increasing due to battle. We have shot down the enemy. Enemy backup force is approaching our location. Enemy backup force is approaching our location. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. We have shot down the enemy. We have shot down the enemy. We have shot down the enemy. We have obtained the Metatron ore. We will hold battle position. We have shot down the enemy. We have shot down the enemy. We will cease battle position. We will hold battle position. We have shot down the enemy. E questo qui era l'ultimo, abbiamo anche recuperato il Metatron e così abbiamo tutta la vita dopo questo difficile combattimento. Vediamo che risultato abbiamo ottenuto. Edifici distrutti 4,1, inferiore a 10%, quindi buono. Superstiti 100%, ottimo. Il risultato A, esattamente quello che volevamo. Qui abbiamo fatto tutto, per questo possiamo anche cambiare zona. E ora per andare avanti nella trama dobbiamo dirigerci a Mountain numero 1. Quando partirà questo video però, in cui Ada ci spiega che questa fabbrica che stiamo sorvolando è il luogo dove lei è stata fabbricata, dove è stata creata. Per questo è come una casa per lei, appunto come dice Leo. Per ora non ci serve sapere questa cosa perché non dobbiamo dirigerci in questo luogo, ma ci sarà utile più avanti. Quindi ricordiamoci. Poi vedete, siamo sotto mira e veniamo colpiti da un raggio laser gigantesco e precipitiamo giù. Caricamento lungo lungo, ma alla fine ci ritroviamo qui in questo parco e all'orizzonte vedete quel gigantesco orbital frame armato di due enormi cannoni. Sarà stato lui a colpirci? Mi sa tanto di sì, visto che noi andiamo a genio. Ora Ada inizierà a dire delle cose che non hanno il minimo senso, tutta una serie di frasi sconnesse, e addirittura rileva che siamo superiori a questo gigantesco robottone cattivo del 50%, cosa che superiore mi sembra un po' una parolona, ok che il genio è forte, ma qui stiamo un po' esagerando, anche perché stavamo per essere disintegrati fino a pochi secondi fa, ma fa niente. Quindi vedete, Ada non sta bene e evidentemente ha qualche problemino che dobbiamo risolvere. Quindi abbandoniamo questa zona, per il momento non possiamo sconfiggere il boss che continua a spararmi della roba, ma me ne frego. E adesso partirà un filmato che ci spiega tutta la situazione per bene. Allora, per oggi ragazzi è tutto. Io vi ricordo di passare sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, di Gamers Channel, e di mettere un mi piace se volete seguirci con tutti i link che caricherò sulla pagina. Di iscrivervi al nostro canale se volete continuare a seguirci e non perdervi nemmeno un video della mia guida di Zone of the Enders HD Collection. E di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto il mio commentary, il video in sé, il gioco, o se vi ha aiutato a ottenere una valutazione di A alla missione. Per oggi è tutto, io vi saluto. Ciao ciao ragazzi!